Digep 2019, siamo allo stand di Nespresso Professional e ci troviamo in compagnia del Coffee Ambassador Massimiliano Marchesi. Buongiorno e bentornato Massimiliano. Buongiorno e grazie, ben ritrovato anche a te. Siete qui anche quest'anno per riproporre la vostra affermazione in questo comparto, l'offerta non solo più dedicata al micro-oreca ma anche e soprattutto al comparto office. Esattamente, e facendo questo abbiamo deciso quest'anno di parlare di varietà e di qualità nell'ambito di caffè, quindi la qualità sempre tramite lo strumento della capsula che con l'alluminio è la soluzione ottimale per preservare la freschezza del caffè, ma soprattutto per parlare di varietà nel mondo del caffè ed educare il cliente a chiedere di quale caffè ho voglia oggi, di quale caffè ho bisogno in questo momento, magari anche a seconda di che cosa sto mangiando, di quale esperienza sto facendo. Caffè diversi per diversi momenti della giornata e caffè diversi per diversi abbinamenti. Diciamo che è un modo diverso di presentare, offrire un caffè al consumatore finale e non far dir più vorrei un caffè al barista. No, assolutamente, vorrei un caffè no, ma nemmeno al ristorante quanti caffè. Andiamo più su quali caffè. Una carta dei caffè, un menù dei caffè o anche una proposta stessa del sommelier che abbiamo molto spesso in un ristorante che indirizzi. Quindi il consumatore nella scelta del caffè adatto alla conclusione di un pasto. Abbiamo fatto un pranzo gourmet a base di pesce crudo, forse avremo bisogno di un caffè dolce, delicato, fresco e non magari di un caffè più intenso, più amaro, più corposo che magari abbineremo alla conclusione di un menù più corposo, magari a base di carne. E allora Massimiliano, noi faremo in modo da proporre attraverso orecanews.it, il quotidiano dell'Oreca, e orecatv.it, anche in streaming da questo mese, le pillole di cultura di Nespresso Professional rivolto sia al popolo dell'Oreca che può andare a servire il consumatore finale, ma anche e soprattutto tutti coloro che ci seguono attraverso il web per poter insegnar loro qualcosa di nuovo sul caffè, sul modo di bere, di richiedere e di vivere l'esperienza emozionale della bevuta del caffè. Grazie Massimiliano. Grazie a te e arrivederci a tutti.